Benvenuti, benvenuti a questa conferenza stampa qui al Senato della Repubblica Italiana, qui in sala Nasseria che come vedete ricorda sia i caduti eh, nelle missioni italiane all'estero sia chiaramente delle vittime dell'attentato del 12 novembre del 2003 appunto all'operazione Antica Babilonia. Ma ricordo questo visto i momenti anche a livello europeo e internazionale che stanno succedendo, eh, che ancora ci riportano indietro. Purtroppo del tempo. e Però oggi andiamo a fare una un'iniziativa, andiamo a presentare un'iniziativa molto oh, importante che è lo sportello legale del bullismo che è stato messo appunto in piedi dalla eh, provincia di Padova con l'ordine il, con il, degli avvocati e l'ufficio scolastico di Padova e Rovigo. Quindi un'iniziativa fondamentale, tra l'altro, purtroppo. Abbiamo visto in questi giorni cos'è successo eh, proprio a Padova e non solo, ma eh, quindi credo che sia un tema oggi più che mai fondamentale e importante questa iniziativa, eh, credo che sia un'iniziativa unica a livello eh, nazionale, proprio per questo motivo fa veramente piacere che abbiate scelto e siete venuti qui oggi eh, alla presentazione, quindi saluto eh, veramente con piacere l'amico Luigi Bisatto, consigliere provinciale però con la delega appunto alla pubblica eh, istruzione, Emanuela Veronese, dirigente scolastico dell'ufficio territoriale scolastico di Padova e Rovigo e Nicola Giobba. Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Quindi, voglio dire, ci sono gli interessati del, appunto, della, di questa iniziativa. Credo che eh, sia una, una, un aspetto fondamentale quello di poter fare un, un, un contesto, quanto poco di prevenzione, ma non solo, ma anche di un fattore culturale che oggi, più che mai, in modo particolare, bullismo da una parte, cyber, cyberbullismo dall'altra. Oramai ci, eh, tutti i nostri ragazzi e non solo, eh, purtroppo eh, lo stiamo vedendo tutti i giorni e credo che eh, risorse e strumenti più efficaci da mettere eh, a livello educativo siano fattori fondamentali oggi eh, più che mai a partire dalla scuola. Eh, investire sulla crescita del, dei nostri ragazzi e sulla motivazione, posso dire, emotiva appunto di, di nostri ragazzi e ragazze credo che sia un aspetto fondamentale per la cultura, la storia e la crescita della nostra società eh, sono i nostri cittadini del futuro gli uomini e le donne del futuro e credo che su questo sia uno degli aspetti fondamentali io mi fermo eh, in, per, per adesso su questo aspetto lascio subito la parola a Luigi Bisato per l'illustrazione del progetto prego Luigi Beh, buongiorno a tutti anche da parte mia naturalmente ringrazio veramente per l'accoglienza del senatore questore Antonio De Poli, perché eh, portare questo progetto all'attenzione all del Senato della Repubblica, quindi alla massima istituzione di rappresentanza della nostra Repubblica, appunto, è motivo di orgoglio, di onore per la provincia di Padova. Qui rappresentata dal sottoscritto porto naturalmente anche i saluti eh, del Presidente Sergio Giordani, che mi delega a rappresentarlo. E saluto altrettanto le altre due istituzioni che unitamente alla provincia di Padova hanno promosso questo sportello. Eh, mi corre l'obbligo, ma non lo faccio per piaggeria, ma per eh, come dire, impegno anche proprio personale nel ringraziare naturalmente il, il dirigente Carlo Sartore e la dottoressa Elena Peruzzo, che, che sono i funzionari della provincia di Padova, che hanno eh, fatto il lavoro di disamina di quello che poi è diventato un protocollo d'intesa unitamente alle altre due istituzioni a cui facevo riferimento Poc'anzi, ossia all'ordine eh, degli avvocati di Padova e il Proiettorato agli studi usa ancora eh, come dire, la denominazione magari passata desueta ma che secondo me dà ancora in, in maniera più esplicita il ruolo eh, che questa istituzione ha nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole superiori. Noi siamo partiti da una problematica che, come ha detto il senatore Antonio De Poli, è assurta agli onori della cronaca anche in questi ultimi giorni, proprio nel territorio da cui proveniamo, da Padova. Eh, il fenomeno delle baby gang, il fenomeno dei ragazzi che vengono bullizzati dentro e fuori la scuola, non è più un, un qualcosa che sembra riferirsi a territori lontani, dai luoghi in cui viviamo, ma anche fossero lontani dai luoghi in cui viviamo, dovrebbero avere la nostra massima attenzione. E allora, partendo da questa premessa e con questa straordinaria collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e il Proditorato agli Studi, abbiamo messo in campo un'iniziativa che mette a disposizione dei ragazzi, delle ragazze, delle scuole superiori, ma anche degli altri, altri ordini relative alle istituzioni scolastiche e alle famiglie di riferimento ai presidi e alle ehm, scolaresche tutte quindi al corpo insegnanti e non uno sportello gratuito con la presenza in loco di appunto avvocati senior eh, che eh, prestano la propria attenzione al, a un ragazzo una ragazza che Pensa di aver subito un atto di bullismo o che è, è la specificità che noi vorremmo porre all'attenzione. Non è detto che debba averlo solo subito, ma che possa anche in qualche caso aver messo in atto qualche azione che potrebbe configurarsi come atto di bullismo e che voglia per proprio conto capire quali sarebbero le conseguenze dell'atto da un punto di vista amministrativo, civile, addirittura penale. Del proprio comportamento. Ecco, eh, lo sportello è gratuito, dalle prime indicazioni che abbiamo, perché partirà a breve, ma ci sono state già le prime prenotazioni. Ehm, come dire, il terzo si svolge ogni primo mercoledì del mese, e già per il mese di febbraio le prenotazioni ci portano a dire che è assolutamente azzeccata la scelta di occuparci di questo tema perché è praticamente già occupato nel, nell'interezza dell'apertura dell al pubblico. Eh, naturalmente si svolge in una forma eh, nel rispetto totale della privacy del, della persona che, che si sente coinvolta in questo atto e anche con i rilievi del caso e i riferimenti alla famiglia eh, di origine. Eh, quindi noi pensiamo, tra l'altro. Eh, dagli studi che sono stati fatti pensiamo di poter dire che si tratti di un unicum a livello non solo padovano regionale ma nazionale quindi a maggior ragione ringraziamo veramente per eh, la disponibilità a porlo all'attenzione dell'opinione pubblica da parte del senatore questore Antonio De Poli ma io e chiudo anch'io questo primo breve intervento di saluto e di introduzione al tema mi sento di ringraziare doppiamente l'ordine degli avvocati nella, nella figura del vicepresidente Giobba ehm, per la disponibilità che ha dato nell'interloquire efficacemente per arrivare a stendere questo protocollo eh, per dire già in anticipo che non c'è nessun coinvolgimento in, come dire, che non sia quello gratuito di propensione a dare li, i primi rudimenti seri però dell'argomento e, e soprattutto con questa capacità di parlare all'opinione pubblica e di dire che è un tema che non deve mai rimanere nell'ambito delle mura domestiche, delle, degli affetti familiari, delle relazioni interpersonali perché se rimane dentro eh, questi ambiti può tradursi nello stigma che è eh, come dire la caratteristica principale di, di chi subisce un atto di bullismo e per fare altrettanto questo io ringrazio ancora doppiamente la seconda istituzione coinvolta, il provveditorato agli studi ne, nella figura della qui presente professoressa Veronese e per suo tramite del provveditore dottor Natale così come anche del presidente dell'ordine Avvocato Rossi, eh, perché l'istituzione scuola in questi ultimi anni, in una collaborazione sempre più efficace e, e seria, eh, come dire profonda con, con la provincia e con gli altri enti, sa mettere in moto tutta una serie di energie positive. Ce lo ricordavamo anche poc'anzi e magari la professoressa può eh, ricordarlo a noi astanti stanti qui oggi a questa conferenza stampa di quanto importante sia tradurre nella realtà attraverso eh, come dire, le professionalità le più varie eh, quello che può essere un vero e proprio disagio che attraversa la nostra società e che può, può caratterizzarsi nel, appunto in una spinta a sentirsi in un angolo, in una spinta emotiva a sentirsi in un angolo, in una spinta eh, fisica. Ad essere bullizzati. Eh, quindi gra grazie, grazie veramente per questo effetto leva che sicuramente da questa presentazione ne deriverà. E noi diciamo a tutto l'universo che gira intorno alla scuola che lo sportello è gratuito, che è a loro dedicato, che ne facciano accesso nei modi che ritengono più opportuni. Grazie ancora. Grazie, grazie a Luigi Bisatto, grazie. Per la sua esposizione che l'avete sentita non è un'esposizione solo da un punto di vista istituzionale o tecnico istituzionale, ma un'esposizione di cuore di chi ci crede veramente. Si vede quindi anche qui la sua attenzione, la sua esperienza nel suo percorso, anche politico amministratore, da sindaco, da amministratore locale, che eh, ha a che fare tutti i giorni con i contesti al di là del della, della propria famiglia dei, e dei propri figli, ma anche i contesti della scuola, di quello che ne viene fuori, di quelle che sono le problematiche, le situazioni di una società che chiaramente è cambiata, soprattutto su questi temi. E credo che questa sia una considerazione di attenzione veramente importante su un tema che tante volte si corre il rischio di correre eh, sulle cose più di immagine strutturali, eccetera, ma invece nella vita di tutti i giorni, nella vita e nella crescita dei nostri figli ci sarà il futuro di ognuno di noi e credo che questo sia l'aspetto fondamentale proprio per questo motivo do la parola alla dottoressa Emanuela Veronese, appunto dirigente scolastico dell'Ufficio Territoriale Scolastico di Padova Rovigo. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il senatore De Poli per l'attenzione che ha rivolto a questa iniziativa. Che è il frutto di un lavoro appunto di collaborazione fra istituzioni. In questo senso, porto anche il saluto del provveditore, visto che l'abbiamo chiamato così, il dottor Natale, che non è potuto essere presente, ma segue con attenzione sempre le problematiche della scuola. È importante che un problema così vasto, perché si sta manifestando in maniera sempre più diffusa, venga affrontato non solo nella scuola che è il luogo diciamo principale dove possono avvenire questi atti di bullismo. Non solo la scuola ma tutte le istituzioni facciano rete intorno ai nostri ragazzi. Abbiamo tanti ragazzi in difficoltà anche a frequentare la scuola perché non se la sentono più di venire derisi e abbiamo casi proprio di isolamento in casa e non è stato solo il frutto del periodo Covid, ma anche eh, presenti e frequenti sono questi casi in cui i ragazzini un po' impreparati dal punto di vista emotivo a gestire le loro emozioni, faticano ad affrontare quelle sconfitte che possono essere anche questi atti di bullismo e l'incapacità di chiedere aiuto. Allora come ci si deve muovere? La scuola da parte sua? fa la parte della scuola che ascolta, cioè che raccoglie le prime eh, necessità, ma non basta mh, diciamo, curare l'aspetto psicologico, abbiamo anche gli psicologi che per fortuna supportano la scuola, non basta solo eh, la relazione con la famiglia, ci serve, ed è molto importante, anche la parte giuridica perché eh, cioè, ci sono dei caratteri che eh, si riflettono eh, su questi episodi e su cui vale la pena essere a conoscenza per prevenirli, ma anche e soprattutto per sapere come affrontarli, come difendersi, come fare in modo che non accada più. È importante che questo sportello dunque sia aperto non solo ai ragazzi, ma anche i genitori che sono magari quelli che vivono quotidianamente le difficoltà dei ragazzi che tornano a casa magari eh, col con la faccia triste o piangendo, oppure con il desiderio di non ritornare, di non vedere. È importante che sia aperto ai professionisti della scuola, perché sono quelli che hanno i contatti con i ragazzi, non, non sono i genitori, ma sono altri adulti di riferimento e quindi anche loro hanno bisogno di essere sostenuti da questo punto di vista. Per me l'importante è che si faccia rete, cioè che ciascuno per la propria parte riesca a spendere le sue capacità, le sue professionalità proprio al sostegno dei nostri ragazzi, che probabilmente per un'epoca difficile che stiamo vivendo risentono maggiormente di questa fragilità nel momento in cui subiscono e nell'esasperazione invece dei comportamenti aggressivi in chi li produce. Abbiamo quindi dei ragazzi fragili, eh, sia perché piangono per nulla, ma anche perché non piangono proprio, anzi si sembrano divertire a far del male agli altri. Quindi c'è anche una consapevolezza della mh, cattiveria del gesto che viene fatto. È importante che ciascuno faccia la sua parte, la famiglia propria che deve riacquisire, riacquistare, diciamo, anche l'essere il, il, il punto di riferimento per i ragazzi. La scuola che. È quella che fa vivere i ragazzi la maggior parte delle ore con i compagni e con gli insegnanti. Le istituzioni, in questo caso la provincia che si fa carico di questa problematica, perché sa che se i ragazzi stanno bene, il territorio intero sta bene, preveniamo problematiche che possono avvenire e quindi diciamo, abbiamo la possibilità di parare i colpi da vari punti. Punti di vista, io credo che questo sia un grande elemento di forza. Il fatto di essere venuti fino a qui mi sembra anche che sia un, come dire, un constatare che forse stiamo facendo una cosa interessante, non dico un modello da seguire, però eh, un, un prototipo da dire può, si può fare anche così ad affrontare questo problema. Quindi io ringrazio tantissimo per questa collaborazione che è nata, mi auguro che prosegua. Grazie, grazie dottoressa Veronese, ma io credo che ehm, far conoscere quelle che sono le buone pratiche, quelle che sono le innovazioni, le idee che si mettono tra l'altro a terra, perché al di là eh, della chiacchiera questo è, uno, è uno, sicuramente un progetto che viene messo a terra e che farà sicuramente come ho sentito tra l'altro già... Ci sono tutti, tutta una serie di, di appuntamenti già presi, già, quindi operativo già in tutto dappertutto. E questo significa la bontà di un progetto che oggi ce n'è assolutamente bisogno e anche la bontà di questa rete che, come citava prima, che, 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 che si cerca di mettere assieme una rete che va chiaramente dalle istituzioni, che va chiaramente eh, dalle famiglie. Organismo fondamentale della scuola, istituzioni, chiaramente scuola, famiglie, ma anche attraverso la spiegazione e il capire di quale che spesso non si sanno quali sono le conseguenze giuridiche conseguenti a, a, a degli atti di bullismo. E quindi lo sportello anche come fattore di informazione per tutti. Per tutti, eh, rispetto a quello che può accadere. Ed ecco che qui entra sicuramente l'Avvocato Nicola Giobbi dell'Ordine degli Avvocati di Padova, proprio per dare anche questa ulteriore eh, spiegazione, informazione eh, di quello che può succedere. Credo che eh, anche questo sia un tassello altrettanto fondamentale e importante per prevenire, per far conoscere, per crescere e, e per sperare che ne avvengano sempre meno. Prego avvocato Nicola Giobba. Grazie, grazie finite senatore, e buongiorno a tutti e ringrazio veramente di cuore per l'ospitalità che ci ha dato e porto i saluti da parte di tutto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ho qui l'onore di rappresentare e di tutti gli avvocati del Foro Patavino. Ehm, come Consiglio dell'Ordine e come istituzione eh, di Padova noi siamo sempre stati Vicini, vogliamo essere sempre vicini alla cittadinanza e vicini alle altre istituzioni che eh, sovrintendono alla vita dei cittadini. Ed è per questo che eh, quando c'è stata proposta questa iniziativa da parte dell'assessorato provinciale eh, l'abbiamo accettata con molto entusiasmo perché? perché fa parte sempre di quelle iniziative alle quali noi teniamo molto e quindi noi tra tutti i compiti che abbiamo dal punto di vista istituzionale e amministrativo, intendiamo però svolgere qualcosa di più e dare anche un segnale alla cittadinanza della nostra vicinanza e far capire che l'avvocatura non è solo quello, il mondo dell'avvocato a cui si va nello studio, ma c'è sempre anche qualcosa di più. Ed è per questo che eh, abbiamo accettato, e ripeto molto volentieri, questo ruolo e forniremo il nostro appoggio. Alla, alla provincia di Padova. Il nostro appoggio naturalmente per scendere un po' nel, nel mezzo di quello che potrà essere e che sarà non vale a sostituire il vero e proprio ruolo dell'avvocato che si spera il meno possibile un domani dovrà intervenire su determinati casi, ma il nostro ruolo è quello di fornire delle indicazioni di massima su cosa può succedere in caso di determinate azioni e quale conseguenze possono derivarne sia a chi le subisce sia a chi le mette in atto. Perché in effetti il nostro, il nostro intento è anche quello che il messaggio venga dato, chiamiamola così, anche ai cattivi. Cioè, è, è anche a loro che bisogna, secondo noi, spiegare che... Tutto quello che faranno poi potrà avere delle conseguenze sia da un punto di vista delle responsabilità civili che in determinati casi a volte anche penali. È per questo che noi abbiamo previsto che il, lo sportello, allo sportello siano presenti sempre due figure professionali, un civilista, un avvocato civilista e un avvocato penalista. Questo per abbracciare un po' tutte le possibili ipotesi. Forniremo, ripeto, ben volentieri. Una consulenza di massima che, ripeto, non andrà a sostituire il ruolo dell'avvocato, però servirà a dire, ad esempio, a quei ragazzi o anche a quei genitori, eventualmente anche agli insegnanti, noi siamo lì, siamo presenti, vi diamo una mano, vi diamo delle indicazioni, sappiate che assieme alle altre istituzioni noi possiamo fare qualcosa per combattere questo veramente odioso fenomeno del bullismo e il cyberbullismo. Perché odioso? Perché francamente lo capiamo tutti, capiamo tutti qual è il, il sentimento, come può sentirsi un ragazzino che subisce le angherie da parte di qualcun altro del bullo. E quindi da questo punto di vista il messaggio è anche quello di dire puoi venire lì, potete venire lì allo sportello, non vi vede nessuno. Naturalmente saranno prese tutte le precauzioni per la privacy e quindi garantendo anche assolutamente all'interlocutore l'anonimato e quindi per evitare che magari possa anche farsi uno scrupolo in più nel timore di dover essere scoperto perché si è rivolto agli avvocati o allo sportello, ma siamo lì proprio, ripeto, proprio per questo e per cercare di favorire. Eh, favorire la lotta a questo fenomeno e come a me piace pensare eh, anche se su dieci ne ho convinto uno ad esempio a rinunciare a cambiare idea secondo me abbiamo già fatto qualcosa ma soprattutto ripeto naturalmente l'interesse e l'obiettivo è quello di far capire che poi noi siamo presenti poi se ci sarà necessità di una vera e propria azione legale chiaramente le parti gli interlocutori saranno liberissimi di contattare l'avvocato che vorranno, perché una delle regole che so, ci siamo imposti e che sono evidenti sono quelle che questo non deve essere per noi avvocati che lo frequenteremo un veicolo di accapparamento di clientele, che sarebbe anche deontologicamente scorretto, anzi è tutto il contrario. Noi, ...staremo ben attenti al fatto di non dare consigli specifici o formulare pareri specifici... ...ma, ripeto, indicazioni di massima nei limiti del consentito dell'ecito e dell'appoggio che può servire agli interlocutori. E di questo, ripeto, ringrazio ancora le istituzioni che ci hanno contattato e ci hanno dato questa pos ulteriore possibilità per noi come avvocati del Foro Patavino... ...di far, pa far capire alla cittadinanza che siamo presenti e non siamo ripeto, a siamo sempre a disposizione delle istituzioni per collaborare per iniziative come queste per, per il benessere di tutti. Grazie. Grazie, grazie all'avvocato Nicola Giobba, ma se ci sono altre cose che non si vuole dire, se il consigliere provinciale Bisato vuole aggiungere qualcos'altro. No. Non so se abbiamo dimenticato di, di dire delle cose, a me pare di no, a me pare che siano stati dati tutti gli elementi principali di questa, di questa iniziativa. Se, se, mi, se mi è permesso, è, è veramente mh, tocca il cuore e il vissuto di ognuno di noi, quello che abbiamo visto. Eh, giusto appunto nel territorio padovano, con quelle scene video riprese da un terzo componente di quella che potremmo a tutti gli effetti definire una baby gang. Due ragazzine, in particolare una che ha un ruolo più anche incisivo di capo popolo, che come dire, infierisce su una terza, non si capisce bene per chissà quale banalissimo motivo per aver detto qualcosa, eh, subisce un'angheria, perché a tutti gli effetti un'angheria che è prima verbale e poi addirittura fisica, con strattonamenti gettata a terra, scalciata a terra. Allora, queste cose non devono, vorrei dire, non dovrebbero mai succedere. Siccome purtroppo succedono, è bene che tutte le istituzioni, con, facendo il proprio pezzo piccolo o grande di responsabilità, riescano a mettere in campo un contraltare che faccia sentire il più possibile protetti le persone che hanno subito questi atti, le famiglie che pur in un sistema totalmente interconnesso, per cui tutti pensiamo che andando su uno smartphone troveremo la soluzione a tutti i nostri problemi, poi in realtà quando subiscono, anche come famiglia, uno di questi atti, brancolano nel buio, non sanno bene a chi affidarsi. E allora attraverso la scuola, attraverso l'istituzione provincia, attraverso l'ordine degli avvocati, attraverso l'effetto amplificazione che questa mattina e ringraziamo ancora veramente di cuore il senatore De Poli, riusciamo a fare, stiamo dicendo guarda che puoi eh, trovare qualcuno che ti ascolta, che ti dà un'indicazione, che ti dà un'indicazione a chi rivolgerti e quindi che non sei da solo dentro questo tunnel nero che potrebbe non farti mai vedere la luce. Quindi io veramente ringrazio, non ho aggiunto tanti altri elementi, ho portato un elemento di sentimento perché è un vissuto delle nostre famiglie che va affrontato a pieno titolo, come pensiamo di avere in quota parte fatto. Grazie, grazie veramente ancora una volta a Luigi Bisatto, complimenti e grazie a voi per questo, questa idea, questo progetto.